Il nostro viaggio comincia qui, stazione di Bordighera, perché a Ventimiglia c'è un casino enorme, quindi in macchina non possiamo andare. Quindi adesso noi siamo qui alla stazione di Bordighera, aspettiamo il regionale per Ventimiglia. Dici professionismo, va E bene, niente. Adesso tra poco vediamo se arriverà il treno, per pochissimo perso un Intercity. E niente, facciamo finire qua questo momento da YouTuber. Qui in arrivo il nostro regionale diretta a Ventimiglia, un ritardo di 50 minuti, ma ottimo per noi. con cui mordi tutte le matite, Siamo in le spalle partenza curve per il peso e delle arriveremo tra poco a aspettative, come le Ventimiglia. portassi nelle buste della spesa liter, e dalla Regionale timidezza che non ti 31, nasconde stazione perché il velo è regionale cotto, da come 13:52. diventi rosso e ti Treni ripari Genova Brignole dall'imbarazzo che sta Ventimiglia piovendo che ha un addosso, con ritardo un di 50 sorriso che minuti, larghi quindi come sono riuscito a un'ombrella prenderlo. rotta, potessi abbattere lo Una scherno volta degli animi, ringrazio Trenitalia per il dell'inconsistenza ritardo. dello schermo degli altri. E So che comunque qua siamo niente, tanto stiamo presenti, lasciando la quanto stazione di distanti so Bordighera bene, che come è ti senti, so quanto ti lunghissima. sbagli, credimi. Perché qua a Ventimiglia aggiornerò quando saremo a Ventimiglia. C'è il primo tiro Calma, per un altro passo, ma dietro c'è l'uncino e davanti lo squalo bianco. niente, E non ti so fai cosa dire. solitario quando tutti Vuole un fanno branco. Ti attimino. senti libero, ma intanto Comunque ti stai sia ancorando. vabbè, Tutti niente bardati, cavalli da velocissimo, insomma, condottieri, tu un po' maglioni meno di quel slabbrati, pullman, ma occhiali ben ovviamente poco passano seri. molti Sei meno nato treni nel mezzogiorno, da però Bordighera purtroppo vedi solo neve e freddo tutto Ventimiglia. intorno come un uomo Yeti. Adesso boh, cioè, c'è un La vita sole al cinema, bellissimo tanto anche che oggi, taci. quindi meno male, Mentre sembra bottiglie stata una non hanno giornata messaggi. bellissima. Chi dice che il mondo è Qua meraviglioso non ha comincia la visto quello che ti stai vera e propria creando per stazione di restarci. Ventimiglia, perché diciamo Rimani che zitto, niente una bella pareri. parte prima Piuttosto fitto, stelle e che pianeti, ovviamente a non si può capofitto nel tuo scendere. limbo, in preda ai Qui pensieri, comincia procedi praticamente la nel vera e tuo propria, tra poco labirinto dovrebbe senza cominciare la pareri. banchina. Allora, eccola lì, la vedi in lontananza. Diversi binari pronti. Come sta fermando un po' prima. Ed eccola qua, la banchina. Stazione di Ventimiglia. Sapevo che si andava. Siamo arrivati, Dove siamo diretti siamo ora? diretti a Monaco. Claudio che sta cercando di Sì, fare, filmo te, mi sta guarda. filmando. Allora, facciamo passare Claudio. Allora, siamo arrivati alla stazione di Ventimiglia adesso, cioè scuro. Comunque regionale per Grasse, boh, qua Non so, ma gli orari qua è un po' non vanno round, bene, non vanno bene gli orari. Comunque adesso ci sentiamo più tardi quando saliremo sul treno. Adesso io devo andare in bagno. Anche Claudio, penso. Ci Niente, ci ritroveremo troveremo dopo. dopo. Allora, siamo sul treno per Monaco. Monaco. Abbiamo incontrato dei signori americani molto simpatici. Claudio, saluta. Allora, poi vi facciamo il video regional fair francese. Qui c'è un po' di casino in giro. E comunque sia, penso che dovremmo farvi vedere i biglietti. Hi to my friends. I just met two great people. They are from USA. And Claudio, Hi. what do you think about where we go? We're heading on right now. It was great to meet you. And also, it's strange to meet people from USA because it's really strange. It's different. It's Yes, different. Yes. Yeah. Thank you very much anyway. You were great. Allora, siamo arrivati alla stazione di Monaco. Finalmente, con un po' di ritardo, Con un ma po' di ritardo perché i treni sono sempre. prima o poi si arriva, meno I male. treni di SNCF. Sono Société Nationale Chemin Ferroviaire. Ferrovea, eccoci qua. Con le bipiano delle SNCF dei Regional Terre. Comunque sia, niente, abbiamo salutato anche una ragazza francese che avevamo fatto colpo, ci chiedeva Sì, quanti anni non so avevamo. perché mi ha chiesto quanti anni avevo. Cosa, ho fatto colpo, ma scusa. Purtroppo lei andava a Grasse, lì dove cazzo doveva Io vado a andare. Monaco, figa, ho i soldi, Abbiamo i quindi vado soldi, a Monaco. Monaco e via. Ma un treno scassato lì, cioè, aspetta che adesso lo No, è riprendo. proprio. Trenitalia, però, guardate là, cioè, scoperchiato il treno. Abbiamo beccato una signora che ci ha un po' rondato, Sì, però. veramente, guarda, ci cammini E male. comunque, mazzo, che bel vestito. Non male. Non male, non male. Puoi inquadrare anche in giù La sul. Gare de Monte Carlo. Ici. E niente, il treno comunque scoperchiato parte pure, quindi vabbè. Monaco si sono bloccate talmente dal vento
Ah, Claudio, mettiti il cappuccio. Fai vedere quanto fai vedere quanto vento c'è. No, mettiti il cappuccio, Claudio. Claudio, mettiti il cappuccio. No, ma che vento c'è? Ma no, ragazzi, c'è un vento pazzesco. Comunque, tra poco siamo vicino alla Saint-Devot. Allora, alla prima curva arriviamo adesso. Sì, tra poco arriviamo alla prima curva. Qua c'è Fayette Monaco. Qua c'è il divieto di persone. Allora, scala. Dobbiamo scalare, sì. Dobbiamo scalare. Comunque, ragazzi, qua voi non lo sapete, ma qua è proprio vicinissimo alla prima curva del circuito di Monaco, la Saint-Devot. Quindi, cioè, qua manca poco alla Formula 1, mancano solo 7 mesi. 7 mesi, niente, cioè, di che. Niente di che, 7 mesi ci siamo. Chiesetta famosissima, prima curva mentre il circuito del tracciato di Monaco. Adesso qua abbiamo visto i vari lunghi di molti piloti. Sì, esatto, tutti i lunghi dei piloti nel corso degli anni. Sono delle belle strisce sull'asfalto. Si vede, sì, sì, adesso vi portiamo proprio dalle strisciate sull'asfalto che si vedono comunque, perché alla fine. Alla fine con le gomme, guarda anche lì. Allora, adesso facciamo vedere senza che riprendiamo i signori, se no ci guardano male. Allora, guardate qua, vedete? Tutte le strisciate per terra dei vari gran premi, le macchine che si sono girate qua e ce n'è diverse. Hanno rovinato il suolo pubblico di Monaco. Chiediamolo al principe di chiedere i danni. Sì, veramente. E la qua è la famosa Saint-Devot a Monaco, prima curva. Eccola qua. E lì si vede che c'è ancora rimasto il cordolo, ma l'hanno tolto. E il cordolo è tolto adesso, giustamente. Va bene, riprenderemo più tardi. Davanti al casino di Monte Carlo ci sono parcheggiate delle macchine carine. Giusto un po', guarda, andiamo a spendere. Guarda, qualche... guarda che macchinoni passano. Cioè... Guarda, spendiamo qualche bel centone, qua quasi no. Massimo, certo. Vinciamo qualcosa, dai. Guarda lì, i bei palazzoni di Monaco, guarda. Eccola. Bella giornata oggi per venire qua a Monaco. Vediamo un taxi di Monaco. 120 euro al chilometro, probabilmente. Al metro, dai. Non esageriamo, viene troppo. Troppo espensivo. Direi che va bene, possiamo continuare la nostra visita. Stazione Fermont Monte Carlo, come volete chiamarla, tornantino dell'Oeuvres, curva più lenta del mondiale di Formula 1. E Claudio che qua, si affretta. Sì, assolutamente, sì, ma quella non ho voluto chiamare Erpin, ma questa qua è la vecchia stazione. Questa era la vecchia stazione ferroviaria dove un tempo arrivava il treno, non quella di oggi dove c'è il vento. Assolutamente. Dove c'è il vento. Lì c'è lo sponsor della Mercedes, Mercedes. Ecco. Mercedes. Vabbè, famoso nuovo dove vuoi puoi vedere. E qua facciamo vedere, aspetta, vedete, Fermont Erpin, Monte Carlo. Non ripreso benissimo, ma va bene, dai. Qua pure col Vespino ci vanno, cioè. Adesso qua pausa. Facciamo una bella pausa di stampa. Mamma mia. Ed ecco qua, tra poco arriviamo da Starbucks. Da Starbucks con vista sul mare di Monte Carlo. Una bella vista, bella, bella, bella vista. Giornata, bella ventosa, giornata. Ma... un po' ventosa, ma stupenda. Monte Carlo Bay, come vedete, World Final FIA GT Gran Turismo Certified Championships per il nostro Alessio Pusceddu. Eccoci qua. Allora, adesso siamo passati dal concierge, ci ha detto dove andare. Siamo passati in mezzo all'hotel proprio con una nonchalance incredibile. Come se fossimo degli ospiti. Anche sì, sì, esatto. Proprio. Guarda, noi stiamo facendo lì, non si vede. C'era la piscina riscaldata dentro, stupenda, che mi sono dimenticato di fare i video, ma c'era gente nuda. Guarda, anche. Guarda, cioè, stanno facendo la presentazione. Eccola, stanno facendo la sorta. Quindi niente, noi andiamo allo Sporting adesso e vediamo poi dentro, faremo dei video. Adesso mi sembra troppo il caso di farli qua fuori. Va bene. Allora, siamo qua, siamo entrati. Il mio nome non era in lista e sono io che ho chiesto di cantare Claudio, quindi vabbè. Sì, vabbè. Comunque sia, adesso siamo arrivati. Dentro un posto adesso. Esatto. Sporting, ecco Pusceddu saluta in camera. Sarà in un video su YouTube questo. E niente, questo è il ragazzo canadese del suo compagno. Hi man, nice to meet you. niente, questo... questo è il Monte Carlo Sporting dove stanno facendo le finali qua di Gran Turismo, tra poco le faranno. E Claudio, cosa ne pensi? Bella location, apprezzabile. Vedremo un bello spettacolo stasera.
ci aspettiamo un bello spettacolo. Sta per cominciare. Sì, tra poco, abbiamo i piloti, abbiamo i piloti qua davanti, tra poco vi facciamo vedere. Abbiamo appena parlato con un francese che gli hanno detto di togliersi il cappello, si è messi a ridere, poi si è girato e mi ha detto di stare zitto. E io ho detto, ah, se tu puoi ridere perché sei pilota, un po' schiavo. No, però dai, simpatico. Poi io ho detto, se volevi potevi dare il cappello, si è messo a ridere, ma secondo me, cioè, si tiene la baguette sotto l'ascella, può darmi il cappello, cioè sicuramente non glielo sporco, no? Va bene, ci sentiamo tra poco quando questi qua. Tra poco si comincia. Sì, sì. Adesso tra poco vi faccio vedere tutti, giro il video. Qui 8 minuti alla diretta, tutti questi sono tutti i piloti delle finali dei costruttori. E il francese sta divertendo. Niente, Claudio, mettimi il giubbino qua sopra. Ho tolto il giubbino, scusate, ho fatto un po' di round. E niente, perfetto. 7 minuti alla diretta tra un po', quindi. E forza Dodge, perché sono i nostri amici Alessio Pusched. Tra poco la partenza della gara. Tutto prontissimo, tutti i piloti sono pronti. Monico, si è buggata la lobby, la devono rifare. Non so cosa dire, ma a parte questo, noi dovremmo andare in bagno, ci stiamo pisciando sotto. Sì, vero, ci stiamo soffrendo come non siamo conosci. E non possiamo perché, cioè, siamo in diretta, tipo, cioè. Vabbè, vi aggiorneremo se poi ci siamo pisciati sotto e come andrà la gara. Pusheddu ha appena fatto una clacciata clamorosa, ha fatto un sorpasso tipo 3 wide su rettilineo. Anche 4 wide. 4 wide, sì, una cosa spettacolare. Eccolo lì, guardatelo. Da decimo è passato a sesto praticamente su un rettilineo solo. Grandissimo, veramente. Siamo al primo giro di. Secondo giro di 7, scusate, la gara. E niente, fino adesso bella gara, la BMW che era prima è stata rondata dalla Subaru. Regà, e che bagni, sono semplicemente fantastici. Adesso cerchiamo di non fare figuracce. E niente, sono tipo stupendi e bellissimi. Finale di gara pazzesco, festeggiamenti. Bellissima gara veramente, fino all'ultimo, cioè non si capiva chi poteva arrivare secondo, terzo. Veramente fantastica. Ci dispiace per il nostro caro. Ci dispiace per la Dodge che purtroppo è arrivata indietro e. Però Pusheddu ha fatto un gran lavoro. Poi purtroppo. Poi alla fine per gli ultimi. Gli stint finali non sono state all'altezza, ma bella, bella, bella. Bellissimo. BMW, a parte che è fortissimo, ma è Matteo Telesca è Matteo Telesca più grosso. E, niente, hanno portato il podio là in mezzo e adesso tra poco daranno quel trofeino lì, quello dei 20 centesimi praticamente, uguale. Gli diamo una monetina e facciamo. Diamo la monetina, facciamo prima perché è più vera. Comunque sia bellissimo. E Pusheddu è lontano, cioè proprio lo beccheremo nel. Sì, non si trova. Questo è il compagno, questo è il compagno. Kobayashi. Grandissimo Kobayashi, ha fatto un buon stint ma non ha avuto il coraggio di sorpassare nei momenti da rondare. Con i primi tre della Lexus vincitori che arrivano. Sì, davanti a Toyota e Aston Martin. Guardate quanta gente comunque a riprendere, guarda. Eccolo il trofeo. Piccolino. Ah sì, creatore del gioco. Creatore di Gran Turismo. Stefan Filast.
Ah, capito, capito. And first of all, for the winning team, the Watchers, on behalf of Tabernacle, eccolo il trofeo. Olivier Connery of Tabernacle. Ma chi è Rudy Zerbi? Rudy Zerbi ha consegnato i suoi tre negri. Beh, un bel Goyer, eh. Meglio che quando vanno a Napoli non lo mettono. Non è il Rolex, ma... And finally, the winner's trophy to be presented by who else but the producer of the Gran Turismo series, eccolo, eccolo. Katsunori Yamauchi. Eccolo il creatore della serie Gran Turismo, che va a premiare i primi con la statua dei 20 centesimi. Bello, dai. And your respect, please, for the national anthem of the wheel manufacturer, Lexus. Nino giapponese, ovviamente. No. Effetti scenografici, livello. Peccato che non abbiamo preso i coriandoli, che era stato bello. Ma qui c'è il commentatore italiano. Abbiamo il commentatore italiano qui vicino. Però va bene, dai. Se becco Jimmy Broadbent ti voglio fare una foto con lui, perché è Jimmy quello lì, il commentatore inglese Broadbent. Va bene, prendiamo le giacche però. Hanno detto il miglior sorpasso del torneo è ovviamente il nostro Push, che ha arrondato tutti con le sue... Ah, il francese, il grandissimo. È troppo simpatico, è un grande, grande. Noi premio simpatia. Sì, sì, a lui è. Anche se non ha gareggiato, premio simpatia. Guarda, adesso gli stai dicendo, che cazzo hai fatto? Dai, vedete, hai fatto, No, è un errore nostro. E dice, guarda come gli hai spalmato proprio, vedi, eh? E lo dice, vedi, io sta parlando. 3, 2, 1. Ecco. Ovviamente lo stanno intervistando, quindi. Grande Ale, grande, grande, grandissimo, veramente. Hai fatto, guarda, ti abbiamo. Niente, stiamo facendo, perché dopo poi faccio un bel video alla fine, lo mettiamo su YouTube. Di che cosa? E tutto il viaggio che abbiamo fatto oggi, praticamente da Bordighera, Ventimiglia, stiamo riprendendo tutto quello che abbiamo fatto oggi, poi facciamo anche questo. E di cosa parliamo? Di Alessio? Sì, Alessio, visto che è il nostro amico, è lui che ci ha fatto venire qua. Facciamo, una cosa veloce. Vai. Teniamo dentro anche Dorian, the German commentator, e Pusheddu, secondo me ha corso molto bene. Marco, perché arrivava alla sua prima finale, decima posizione, ha finito quinto. Cosa vuoi dire? Un applauso? Ha fatto il colpo da maestro come corso il passo, eccezionale, meglio di così, corso il passo. Ed era anche un po' triste all'inizio, perché ha detto sì, però parte un po' dietro. Aveva in settima posizione tale Kokmun, Izzal e Fraga con la Nissan. E... caspita, ce l'aveva lì davanti, l'ha pure superato. Cosa vuoi dire, Marco? La buona la prima. Uscendo, io molto bene. Uscendo in dolce. First time in the final start 10 position and change with her friend 5 position.
5 overtake. First time. You good? Shows promise for tomorrow. Grande Alessio. Bravo. Bravo, bravo. E sicuramente sarà contento Alessio di questa cosa qua. Noi ovviamente abbiamo corso con lui l'anno scorso su altri simulatori, su R-Factor. E pensare che un anno fa stava correndo con noi una gara e adesso un anno dopo trovarsi qua sicuramente sarà stato bellissimo per lui. Comunque grazie ancora Andrea. Ciao. E ciao, un saluto a tutti i nostri amici. E niente. Ciao a tutti gli appassionati, grazie. Yes, yes, yes. It was in the first stint and it was maybe first or second lap, yes. Second. And it was from 10th to 6th with the Dutch on the straight. Oh, yes. Okay. Yeah, I mean, that was so cool because you couldn't see him. He's all kind of calm and composed and dogs like on the way by. It's the first time I've seen him at one of his events. And you know, I think to come onto the stage and deal with the pressure and the, you know, you saw after the explosion. Yes, you know, and one year ago, he was playing with us on an friendly R Factor tournament, like we were eight of us, we were all playing together, and one year after he's there in the finals. It was crazy, like, to see him there. And also we were beating him, so it's crazy. the race which we are doing 1 year ago was one of the craziest races ever happened. Like, the first two guys were taken out by him. It was lapped. And they drove directly into them because he had got a flat tire. Then I got first, and in the pit stop I spun myself, deactivating traction control in the pit lane, and he came first and me second, and it was like one of the funniest races ever. Hey man, good job. Great watching you. Alessio, che ne pensi della gara tu? Come poteva andare meglio? Io ho fatto il possibile, ma il tuo stint ti è piaciuto comunque? Sì. Mi è piaciuto un sacco, fatto impossibile ragazzi. Grazie Ale, sei stato grande veramente, grandissimo. It's still good to have like strong moments, you know, because those are the moments that people remember. Yes. I mean, where did the Nissan finish in the race? I can't tell you, don't know, but I remember the moment. Same with the Dodge, I remember you just driving past everyone in the straight line. And people remember that. I was saying to you and your friends to have a performance put in. Difficilissimo scegliere un titolo, ma intanto noi siamo nella camera. Il titolo sarà difficilissimo scegliere un titolo. Assolutamente. Siamo nella camera che adesso dell'hotel nel Monte Carlo, vedi Alessio Puscetto. Cioè qua 5 stelle, dice figa. Alessio che si vorrebbe cambiare, ma in realtà non può, perché noi lo stiamo impedendo. comunque sembrano tipo Pio e Medeo, perché praticamente abbiamo conosciuto Jimmy Broadbent, che è un grandissimo YouTuber, 180.000 iscritti. 180.000 iscritti, mica male, come tu. No, poi grandissimo, lo seguo da tanto, quindi seguitelo, anzi seguitelo, vi metterò il link in descrizione, da grande YouTuber. Poi sembrano tipo Pio e Medeo, perché ci siamo, a parte che siamo venuti qua, beh, già nelle camere, già, anzi già essere stati invitati, già essere stati invitati è un po' a scroppo. Poi arriveremo praticamente, adesso Jimmy ci ha detto andate nel ristorante, fate vedere, siete sicuri e tutto. Quindi può essere che riusciremo a mangiare anche un po' a scrocco qua al ristorante. Non male. Vediamo, vi aggiorneremo più tardi. Intanto altro che Pio e Medeo, molto meglio. Lorenzo e Claudio. Nuovo duo su YouTube. Va bene, quindi vi aggiorneremo più tardi adesso. A dopo. Sì. Ce l'abbiamo fatta. Claudio, saluta! Ciao a tutti, guarda. Siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. Siamo nell'ascensore a Monaco, nel Monte Carlo B, abbiamo finito la cena, scroccata benissimo. Allora, Claudio, che ne diciamo? Cena? Ci sta, dai. Apprezzata, eh. Apprezzata. Questo è l'ascensore che addirittura il coso per sedersi, se no avevamo seduti. Sì, ma che incredibile. Kevin, questa è rivolta a te. Sappiamo un nostro amico appassionato di ascensori, se ti piace questo ascensore, ti facciamo vedere i dettagli tecnici, tutto quello che vuoi. 21 persone, cioè questo è un ascensore della Madonna. Sì, veramente, ci puoi pure sedere. Sì, sì, e va bene, quindi adesso stiamo scendo e niente, arrivati. E dall'hotel, bellissimo Monte Carlo Bay, abbiamo mangiato a scrocco, perfetto, ma l'avremo già ripetuto un sacco di volte. Comunque sia, qua siamo sulla passeggiata, sulla promenade. E niente, c'è nessuno. Però vabbè, ovviamente
Però sente bei rombi, senti ogni tanto. Ah, perché partono dal tunnel, li andiamo a vedere adesso. Un po', sì, tra poco entriamo nel tunnel, penso, e riprenderemo da lì. Riprendiamo dove abbiamo lasciato il circuito. Esatto, esatto. Sì, c'è un casino sottofondo enorme perché c'è il mare a sinistra, ma abbiamo il tunnel di Monte Carlo, quello famoso, dove le macchine sfrecciano a più di 250 km orari. E quindi vanno molto veloci proprio qua. Vanno molto veloci, questo è il commento tecnico di Claudio. Ma poi qua poi arriviamo. Guarda, guarda, guarda come. Hai visto, c'è una Porsche. Ah, c'è una Porsche, va, Porsche, aspetta. La Porsche, dai, ti riprendiamo bene. Andiamo. Niente. La signora va piano. Comunque questo è il tunnel di Monte Carlo e riprenderemo dopo perché c'è casino. La nostra meta, ovvero la gare di Monaco. E qua siamo di nuovo alla chiesetta della San Devoto. Carina, dai. Finito il giro circuito. Praticamente quasi finito il giro circuito, un po' abbreviato, è tutto carino. Carlo questa volta per bene, dai, ve la facciamo vedere. E tra poco, ore 23:24, arriveremo a ma 20 miglia, eccolo qua. E niente ragazzi, ma se vuoi posso prendere il tello domani alle 8:32, domani alle 8:32 a Milano, figa, a Milano, vedete, Diano Marina. Diano Marina, perché non si chiama nemmeno più così la stazione, si chiama Diano e basta. Anche finale Ligure, oh, Marina. Vai diretto a Genova, Porta Principe. Piazza principale. Piazza, porta. È uguale, uguale. E va bene, quindi poi vi aggiorno quando arriverà il treno. Treno regionale di SNCF. 20 miglia. Il macchinista è contento. Eccoci qua. Ma mettiamoci davanti, dai, così è più vuoto ancora. Sì, assolutamente. Di SNCF. Tra poco si torna, vediamo un po' il treno come è, boh, carino, gli interni sono bellini, bipiano, niente, sono io allo schermo, yeah, e tra poco mi mangio questi che sono una cosa che ogni volta che vengo a Monaco in Francia me li prendo perché sono tipo buonissimi, e quindi? Basta Claudio. Basta, il viaggio è finito così praticamente. Va bene? Torniamo e... Va bene? A dopo, all'ultimo step del viaggio. Arrivederci, arrivederci. Questo viaggio sta proprio volgendo al termine, ma non abbiamo ancora finito. Siamo alla stazione di Ventimiglia. E ci sono diversi treni che ormai sono fermi proprio qua, perché ovviamente Ventimiglia è la stazione di confine, come sapete. Qua c'è un bel treno in livrea DTR, con la nuova livrea dei regionali, vedete. Però non è che mi piaccia troppo, cioè è normalissimo. Invece qua abbiamo i regionali invece di SNCF, che penso siano elettrotreni, sai, perché sì, vedo che hanno i hanno i motori su ogni non hanno locomotiva più per rozzi. E comunque sia, vedete, quindi treni francesi alla vostra destra, treni italiani alla vostra sinistra. Ma tra poco entreremo nella Polotti di Claudio. Ci porterà nella sua auto spettacolare. Pensavo fosse cambiato qualcosa, ma non è così. Alla stazione di Ventimiglia purtroppo ci sono ancora tantissime persone che dormono per terra, purtroppo. E niente. Purtroppo io non so che dire veramente. Cioè mi dispiace perché alla fine sono delle povere persone. Però l'Italia dovrebbe fare qualcosa comunque per questa situazione. Oggi ad esempio sul treno regionale, mentre facciamo il video eccetera, ci sono stati dei signori, cioè dei, comunque degli stranieri che sono stati fatti scendere dalla gendarmeria a Mentone. Sì, mentre eravamo con i turisti. Mentre eravamo americani. Con i turisti americani e l'hanno riportati poi indietro a Ventimiglia. Situazione intollerabile. Un po', cioè io pensavo che la situazione fosse cambiata, ma cioè forse non è più proprio come 3 anni fa, che vabbè, c'era, era strapieno, ma era pieno di gente per terra, la stazione non va bene come cosa, nel senso. Vabbè, tra poco entriamo nella Polo. Assolutamente. E c'è un buio qua, cioè sembra. Ah, che cazzo! Ah, un po' di luce. Claudio il rondino ha appena iniziato a guidare ed è tantissimo che non guidava. Esattamente. E niente, siamo a Ventimiglia, ovviamente direzione Bordighera. E
ormai la fine del voyage è sempre più vicina. Facciamo il conto a chilometri di Claudio. Mamma mia. Va bene, dai, questo è proprio ormai la fine del viaggio, vedi, ormai gli animi si sono spenti. Cioè, questa tranquillità in macchina non va manco più la radio, non gli va Claudio. È diventato proprio schiavo. Adesso la accende perché io l'ho detto. Non va. Non va. La radio di Claudio non va, ragazzi, cioè. Vediamo. No, JVC ha smesso di funzionare. Devo ricontrollare un po'. Vabbè. Quindi niente, Claudio, non funziona neanche più la radio. Niente musica, vabbè, basta che funge, poi la dovrò aggiustare. Ma basta che funge, non funge. Infatti, questo è il bello. McDonald's 20 miglia. Sto pensando a Patrizio. Ma cosa fai? Cosa fa? Ma dove va? Vabbè. Niente, raga. A dopo. Di là, qua Claudio. Buona serata, Claudio, arrivederci. Tutti a casa. Ha portato tutti a casa, metta le quattro frecce, le metta, le metta. E niente, adesso tra poco entro in macchina e finirò il vlog. Oramai è finito il viaggio. Ciao Claudio, buona serata. Buona serata. È stato, è stato molto bello. Un bel viaggio. Molto divertente. Da rifare. Da rifare, assolutamente. Oh. Va bene, ciao Claudio. Ciao. E adesso entriamo in macchina mia. Nel frattempo ho incontrato un altro mio amico, vabbè. Comunque siamo nel parcheggio praticamente della stazione di Bordighera. Sono nella mia Toyota Aygo. And niente, finito qua il video. Ragazzi, è stata una giornata fantastica. Sono stanchissimo. Sono le, vabbè, mezzanotte tipo e 20. E sono in giro dalle 2:30. Quindi comunque fantastico, veramente tutto bellissimo. Pensieri stupendi su questa giornata, una delle più belle che abbiamo mai fatto. Quindi niente ragazzi, io vi saluto e ci beccheremo a un prossimo video. E niente, vi voglio bene. Sì.